La possiamo andare? Vai. Yeah, ok. Mister, nuovo esordio sulla panchina del Catanzaro nella sua Sicilia, Lentini, squadra che è cambiata parecchio come, anche come Catanzaro, e che è in evidenti difficoltà, però ha fatto una buona prova nonostante la sconfitta. Ma sapete che di partite semplici non ce ne sono, soprattutto a questo punto della stagione, dove tutti capiscono che si riducono il numero di partite e vogliono raggiungere gli obiettivi. La Sicula è una squadra di queste, è cambiata tanto, ha un po', diciamo, la nostra storia ultima, perché è ritornato Greco, che era l'allenatore che ha cominciato la stagione, hanno cambiato qualcosa ultimamente, sono arrivati dei giocatori e hanno cambiato modo di stare in campo. Partita tosta, perché si andrà a giocare su un campo tosto, perché quando si incontrano squadre che giocano per la sopravvivenza, questi avversari le energie le centuplicano, ed è normale. Noi dobbiamo andare a fare la partita giusta, giudiziosa, equilibrata, ritornare prima di tutto a essere squadra, è quello che ho detto anche precedentemente in questi giorni. Alcuni giocatori sono arrivati da poco, valuteremo tutto, ci sarà bisogno di tutti, per cui nessuno si dovrà sentire fuori contesto o fuori gruppo anche nelle scelte iniziali, perché è impensabile poter fare bene in un campionato o poter vincere le partite senza il contributo di tutti. Con me nessuno sarà mai emarginato, non ci saranno situazioni di fuori rosa se non giocatori che non ci appartengono. Perché so bene che il contributo lo dobbiamo dare tutti e che lo sanno bene anche i giocatori. Quindi partita tosta, dove servirà una prestazione giusta, autorevole, equilibrata, giudiziosa, importante, ma come lo saranno tutte da qui alla fine. Soprattutto perché giochiamo contro un avversario che gioca per la sopravvivenza, e quando si gioca per la sopravvivenza voi sapete bene che l'individuo di per sé, il carico di adrenalina diventa altissimo, ma noi da questo punto di vista dobbiamo ritrovare gli stessi numeri di prima. E quindi forse anche partita che avrà bisogno di un determinato carattere, perché Catanzaro in trasferta ha sempre avuto un cammino durante tutto l'arco della stagione rallentato, frenato e in certe occasioni anche impaurito. Io ritorno un pochino indietro, no? Quindi le partite di Viterbo, di Caserta, quelle che abbiamo perso sotto la mia gestione, quando abbiamo vinto a Monopoli, l'unica vittoria in trasferta, quando non abbiamo vinto a Bisceglie, quando abbiamo perso a Reggio Calabria. Comunque abbiamo sempre fatto partite che potenzialmente eravamo in grado potenzialmente di vincere, ma anche la partita di Caserta e anche la partita di Viterbo. È un dato statistico, però la nostra stagione è talmente anomala, per cui questi dati statistici sono anomali perché ci sono diverse gestioni. Io ritorno un po' da quello e dico che siamo in grado di vincere le partite fuori casa. E anche con me le abbiamo perse le partite, ho fatto gli esempi di Reggio Calabria, di Viterbo, di Caserta. Però siamo in grado di migliorarla questa situazione, perché questo non è una squadra che non sa difendere, non è una squadra che è agonisticamente debole o fragile o strutturalmente non pronta a reggere l'impatto agonistico, ripeto, col campionato. Quindi siamo in grado di invertire la tendenza. Mister, volevo chiedere se ha già un'idea per quanto riguarda l'attacco, che è un reparto in cui insomma, un reparto che è cambiato molto e che probabilmente cambierà ulteriormente rispetto alla sua precedente esperienza. E poi una domanda che volevo farlo anche in occasione della sua ripresentazione, diciamo così, quanto è felice di aver ritrovato un elemento che probabilmente lei avrebbe voluto già in estate, mi riferisco al Corvo. Per quello che riguarda l'attacco, allora ci sono alcuni giocatori che sono arrivati da adesso, da poco, come Tulli e Di Piazza. Tra l'altro Di Piazza viene da 4-5 giorni di una bronchite, si è sottoposto un po' a una terapia di antibiotici, niente di particolare. Abbiamo bisogno di lavorare tutti insieme, alcuni hanno un po' più di lavoro nelle gambe rispetto a loro, valuteremo, come ho detto prima, ci sarà bisogno di tutti, o parziale o totale questo contributo, o dall'inizio o dopo, o come subentro, ci sarà bisogno di tutti.
Le alternanze ci saranno, perché è impensabile in questo momento soprattutto che tutti possano giocare 90 minuti, anche se i cambi sono 5. Dobbiamo essere tutti insieme, in simbiosi. Non lo so le scelte che farò. Come sempre mi baso sul merito, su chi sta meglio, sul lavoro che abbiamo fatto in questi giorni e che poi dovremo continuare a fare, ma dobbiamo giocare da squadra. Il reparto degli attaccanti è un reparto che deve formare un blocco di squadra. Abbiamo cominciato a lavorare su questi concetti. Francamente, ripeto, per rispondere alla domanda, le scelte che farò non lo so, ma so soltanto che avremo bisogno di tutti e la partecipazione deve essere totale da parte di tutti, da parte di chi verrà scelto subito o da parte di chi dovrà subentrare. L'altro aspetto su Corapi, sì, è un giocatore che avrei voluto anche il primo anno quando sono arrivato e sono contento che è arrivato, lo conosco da tanto tempo, è stato con me a Catanzaro, sono stato io a cambiargli il ruolo quell'anno, da lì poi ha giocato sempre su quel ruolo. E molte volte ci siamo incrociati da avversari, poi l'ho avuto anche a Nocera, fatto molto bene, sono grande, grande persona, calciatore forte, calciatore integro, nonostante sia un po' avanti con gli anni, poi di Catanzaro ancora più a Valenza questo. Mister, come ha trovato la squadra fisicamente, visto che comunque ha trovato una squadra che ha giocato 2 partite in una settimana, anzi in 3 giorni, e paradossalmente è positivo che si giochi lunedì e non domani? Che si giochi lunedì è positivo perché sono arrivato ieri e abbiamo un giorno in più per lavorare ed è importante. Fisicamente è molto difficile dare giudizi perché c'è stato pochissimo tempo per valutare. Dalla settimana prossima, dopo la partita, che intanto è una partita importante in cui abbiamo necessità di fare punti, ci dedicheremo con più attenzione a questo aspetto che è un aspetto importante. Beh.